ogni tanto in giro mi capita di vedere dei vecchi. E questa cosa non mi convince per niente. Andiamo a chiedere informazioni. Fatti un dito di rosso. Scusi, che cosa ne pensi? A me mi fanno schifo i vecchi. Ah, io non li sopporto, sono troppo lenti. Io li stirerei tutti, fega. Lei è favorevole ai vecchi? Veramente no, ingrigiscono la città. Ragazzi, al giorno d'oggi la vecchiaia è out. Voglio dire, sono flaccidi, vestono malissimo e tra l'altro non gli funziona neanche più il cosino. Visto? Il parere è comune. Ma perché esistono questi vecchi? E soprattutto, che vogliono da noi? Nonna, che cosa vuoi da me? Vai a prendere la medicina, che non sto tanto bene. Vogliono farci fare delle cose per loro. Il vecchio è una tipologia umana che ha come obiettivo il farsi aiutare. È un pigro, un suddolo. Tra l'altro ama stare in pantofole ed è ingordo di medicine. Alcuni si fanno chiamare nonni, che apparentemente sembra un nomignolo simpatico. Ma che cosa significa in realtà? La parola nonno deriva dall'unione di due brutte negazioni, il non e il no. Quindi è una parola negativa. Bruttamente negativa. Ma da dove provengono questi vecchi? Da un pianeta decrepito? Da un tempo passato male? Da Matusalemme? No! Provengono da altri vecchi! Purtroppo questi individui sono anche in grado di riprodursi. Siamo in un parchetto comunale dove abbiamo avvistato una coppia di vecchi con un cucciolo al seguito. Guardate, guardate il cucciolo di vecchio! Visto che roba? Ma il corpo anziano non è fatto per l'amore! È fatto per marcire! O al massimo per l'affetto! Dai un bacetto a mamma! No, no! Ma come faremo a liberarci da questi vecchi? Mentre cercavo qualcosa che potesse fermare questa invasione, è successa una cosa incredibile! Questi individui, ad un tratto, si autoeliminano! Quindi, ragazzi, non abbiate paura! La soluzione c'è! Basta solo essere pazienti e aspettare che la morte faccia il suo corso! Ci vediamo alla prossima polemica, da Jerry Polemica! Nonna, non mi lasciare! Non mi lasciare! La paghetta! No, la paghetta!